L'amore. Siamo qui, Signore Gesù, siamo qui ai tuoi piedi e ti benediciamo. Gesù, vieni in nostro aiuto, noi gridiamo a te, gridiamo a te perché tu solo puoi salvarci dalle malattie che sono in agguato, dalle situazioni incresciose in cui ci troviamo, dai disastri in cui noi siamo incappati. Signore Gesù, ci rivolgiamo a te perché tu sei il nostro Salvatore, il Salvatore del tuo corpo che è la Chiesa. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Gesù, tu sei il Signore, noi ti proclamiamo Signore della nostra vita, ti proclamiamo Signore delle nostre case, ti proclamiamo Signore delle nostre famiglie, fa che ti riconosciamo Signore. Tu dici nel profeta Malachia: voi mi chiamate Padre, mi chiamate Signore, ma dov'è l'onore che mi prestate? Dov'è l'ossequio che mi date? Tu, Signore, vuoi che le parole che ti diciamo rispondano alla verità? E quando ti proclamiamo Signore, non vogliamo darti soltanto un titolo onorifico, ma vogliamo ribadire una verità. Se tu sei il Signore, sei il padrone della nostra vita, sei colui che dispone di noi, sei colui che dispone delle nostre famiglie, dei nostri beni, di tutto quello che siamo e abbiamo. Tu sei il Signore e noi ti riconosciamo, Signore, e vogliamo ribadire questa mattina la nostra fedeltà a te. Ti riconosciamo il Signore, l'unico Signore, e vogliamo camminare nella tua strada, vogliamo restare dentro i confini della tua Signoria. Signore, noi vogliamo così essere non semplicemente sudditi, perché il termine può sembrare cattivo, ma vogliamo essere i tuoi figli, coloro che riconoscono a te, Signore. Vogliamo servirti in tutto, Signore, perché si manifesti la tua gloria e perché il tuo regno si estesa a tutto il mondo. Signore, tu sei il Signore e noi siamo i tuoi servitori, i servitori in casa, i servitori che tu elevi al rango di figli. Sei tu il Signore, ma sei tu anche il nostro Padre, e tocca ai figli riverire il Padre, ma tutelare l'onore del Padre, i beni del Padre. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Signore Gesù, siamo qui. Tu dici a tanti di noi: questo popolo mi onore con le labbra, il loro cuore è lontano da me. Signore, tu vuoi la religione del cuore, tu vuoi la guarigione dell'intimo nostro, perché noi possiamo amarti con sincerità e fare la tua volontà. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Signore, succede qui in mezzo a noi che cantiamo, lodiamo, le nostre parole sono belle, i nostri canti sono meravigliosi, tante volte ci commuovono, sono preghiere però labiali, non arrivano oltre. Tante volte desideriamo con il cuore
cose belle, ma non abbiamo la forza di compierle. Non è il desiderio, Signore, che ci porterà in cielo. Quante persone desiderano e non fanno. Quante persone in mezzo a noi vedono il male, desiderano il bene, ma non fanno il bene. Quante persone desiderano essere uniti a te, fare i tuoi comandamenti, uscire di certe situazioni. Quante persone sentono orrore dei loro peccati, però il sentire ancora non è il fare. Come il dire non è il sentire, così il sentire ancora non è il fare, e il fare appartiene alla volontà. E tu vuoi la volontà nostra, la volontà nostra, quello che piace al Padre io faccio sempre, tu dicevi. Tu vuoi che noi condividiamo la volontà del Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Tu vuoi, oh Signore, che la tua volontà domini nella nostra vita e la volontà si manifesti nell'osservanza dei tuoi comandamenti, nell'osservanza di tutto quello che tu vuoi. La tua volontà deve essere la legge per noi, dentro i nostri cuori, nelle nostre case, in tutta la nostra vita. Ti chiediamo, Signore, che dal dire scendiamo al sentire, ma dal sentire scendiamo al fare, perché è il fare che conta davanti a te. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu sei il mio Dio. Voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito i progetti meravigliosi concepiti da lungo tempo, fedeli e veri. Tu hai ridotto la città dei superbi in un mucchio di sassi. Tu hai spezzato la fortezza dei superbi, per questo ti glorifica un popolo più forte. La città di genti possente ti venera, perché tu sei sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo dalla tempesta, ombra contro il caldo, poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d'inverno, come al sole in terra arida il clamore dei superbi. Tu mitichi l'assura con l'ombra d'una nube, l'inno dei tiranni si spegne. O Signore, noi glorifichiamo Te, perché Tu sei il Signore. Tu distruggi il male, tu esalti il bene. Tu sei il sostegno al povero, l'aiuto al misero. Tu sei il commiseratore del malato. Tu sei il liberatore del prigioniero. Tu sei il balsamo per coloro che soffrono. Tu sei l'amore per coloro che si sentono disagiate ed emarginate. Tu sei il Padre per i tuoi figli, ed è per queste che noi veniamo a te. Tu preparerai una mensa sulla tua grande montagna, dove ci attendi, dove il velo sarà tolto ai nostri occhi. Tu prepari una mensa di vini succulenti, di cibo succulenti e di vini prelibati, e noi ci prepariamo a questo ingresso nella tua casa, quando saliremo il Monte Santo e ci siederemo attorno a te per mangiare il pane della felicità. Però finché siamo qui in questo mondo, dobbiamo salire sulla montagna, ma tu ci sostieni nel nostro viaggio duro, tu ci sostieni nella nostra ascesa
tu sei il sostegno di colui che è spossato e non ce la fa più, tu sei l'aiuto di coloro che sono deboli, tu sei sempre presente in mezzo a noi, tu ci attendi nella tua casa, ma nel frattempo ci dai aiuto per raggiungere la tua casa, ed è per questo che ti lodiamo e ti benediciamo questa mattina. Tu sei il nostro Signore, accoglici tutti, Signore, tu dici che accogli tutti, accogli il forte e accogli il debole, tu accogli il giusto, ma accogli anche il peccatore, accogli la peccatrice, accogli la prostituta, però vuoi che noi ci pentiamo dei nostri peccati, tu non chiudi la porta a nessuno, ma il peccato non lo vuoi qua dentro. Signore, tu vuoi che il peccato resti fuori e il peccatore entri dentro. Signore, questo io lo dico perché il peccato è entrato anche qua dentro. Il Signore chiede questo a tutti. Mettete il peccato fuori ed entrate voi. Mettete fuori i vostri delitti. Mettete fuori le vostre cattiverie, mettete fuori anche le vostre magie e i vostri sortilegi, abbandonate tutto ciò che è male, buttatelo fuori, entri il popolo giusto, io vi giustifico all'ingresso di questo tempio, ma non è entrato col peccato nel cuore, non è entrato con il delitto nella coscienza, non entrate con le cattive intenzioni di continuare la vostra strada, a mietere il male, a ingannare la gente, a portarle nella via cattiva. Entrate qui, ma deponete il male fuori di questo tempio, perché il tempio di santità è questo, il tempio in cui io regno e voglio dare a tutti il mio aiuto, perché tutti siete mie figlie. E tutti vi attendono alla mia casa. Sciaiuani coro, sciani coro loco, muarini mo caluna maiu curano, maiu rene maiala io, mi aliri monti cuca moroienu, io mara io no io moro io. Shimaru kadima tu koshinte moroto, tu mara no yorienu mu. Ina mara na kule no, na yare ni ma na yoro. Venite, venite a me voi tutti, che siete affaticati e stanchi, lasciate il vostro peso, venite a me, io vi accolgo sulle mie ginocchia. Deponete i vostri pesi, venite a me, trovate in me la pace. Tu che sei affamato, trovi in me il tuo pane. Tu che sei assetato, trovi in me la tua acqua. Tu che sei oppresso, troverai in me la tua liberazione, la tua gioia e il tuo riposo. Io sono il tuo Dio. Io mi ruani corie nu cuiulie, mi anai orenti allora nu. Io cerco tutti voi, non esclude nessuno dal mio cuore, ma lasciate il peccato fuori di voi, lasciate il peccato, le vostre vie perverse, lasciate le vostre malattie che albergano nel vostro cuore. Io sono il vostro Dio. Imparate, imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete pace.
quella pace che voi sognate. Nelle vie del male non avete trovato la pace, avete trovato il denaro, avete trovato il piacere, ma non avete trovato la pace. Io sono la pace. Venite a me voi tutti affaticati e stanchi, voi tutti che tribolate nelle vostre case, voi tutti malati, venite a me ed io vi guarirò. Iulini moti corantu cuttito po, murinia non in aiuli che tu sciore. Soffio su di voi il mio spirito, vivete, vivrete, perché io sono la vita. Soffio lo spirito della vita e voi vivrete. Abitanti nell'onda della morte, uscite verso di me, io sono la luce e la vita. Moria nura enti quoti ma tu, sciamara iento ale, iaranu. Noi ti ringraziamo che stai guarendo una persona, stai affondando le mani nel suo male, lo stai distruggendo con le tue dita e ti ringraziamo, Signore, di quello che stai facendo. Signore, ti ringraziamo delle guarigioni che stai operando, ma tu vuoi che noi siamo ai tuoi piedi, ci lasciamo prendere da te, confidiamo in te e accettiamo te con la mente, col cuore e con la vita. C'è una parola non so perché sia c'è uno in mezzo a voi che non è entrata per la porta. La porta sono io. Ed è venuta per prendere le pecore di questo recinto e portarlo fuori. Io dico a questa persona, esci dal mio recinto e non portare le mie pecore fuori, perché le pecore sono mie e le ho acquistate con il mio sangue. Non gettare a un'altra persona, il Signore dice, non gettare la rete per catturare gli uccelli, perché io rompo la tua rete e gli uccelli saranno in libertà. E adesso, Signore, noi che ti abbiamo adorato, vogliamo continuare la lode attraverso i ringraziamenti personali. Ti lodiamo, Signore, e ti ringraziamo innanzitutto per quella persona che lunedì ha testimoniato, ha avuto boccato la pupilla con una spina. Doveva operarsi, ma è venuta qua, ha pregato per gli altri, non per sé, e l'indomani risultò guarita, ma durante la preghiera sentì come una cosa nuova penetrare nel suo occhio. Tutti gli esami dell'indomani risultarono positivi. Non aveva bisogno di operazione né di medicine, perché tu l'avevi guarita. Ti ringraziamo, Signore, ma
ti ringraziamo perché i segni che tu dai sono segni di altra realtà. Tu vuoi che apriamo gli occhi a te e accettiamo te che sei in mezzo a noi, Dio della verità, Dio dell'amore. Fa che ti guardiamo qui presente e che i nostri occhi vedano te nel Santissimo Sacramento e vedano anche te nei sofferenti. Apri i nostri occhi, Signore, guarisci i nostri occhi perché noi ti vediamo. Lode e gloria a te, Signore. Le nostre malattie spirituali, sì, vuoi guarirci delle nostre infermità fisiche, ma tu miri a distruggere la nostra iniquità, perché è quella che pregiudica la nostra salvezza, e tu sei venuto per salvare l'uomo. La malattia fisica non ti impedisce di salvarti, ma la malattia dello spirito ti impedisce di salvarti. Signore, è venuto sì per guarire le nostre malattie, conseguenze del peccato, ma questi sono segni di una guarigione che vuole il Signore e per cui è venuto la guarigione delle malattie spirituali che ostacolano la nostra salvezza. E se Gesù ogni tanto dà dei segni della sua presenza, segni visibili con guarigioni visibili, però insiste su questa liberazione dall'iniquità, che non si vedono e sono nascoste dentro il cuore. Il Signore vuole guarirci dai peccati, dall'infedeltà, perché sono quelle che ostacolano la nostra salvezza. Dice il Signore: che vale all'uomo avere due occhi e scendere giù all'inferno con i due occhi? Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Meglio entrare in cielo con un occhio solo che con tutti i due occhi scendere giù. E se il tuo piede a scandalizzarti, troncalo. Meglio salire in cielo con un arto solo che con tutti e due gli arti scendere all'inferno. E se il tuo braccio ti è di scandalo, troncalo. Meglio entrare in cielo con un braccio solo che con tutti e due scendere all'inferno. Il Signore ci vuole liberare dalle nostre iniquità, dalle iniquità che ci dilettano, dai peccati che ci solleticano, che ci fanno piacere. Il Signore vuole che noi distruggiamo il nostro peccato, la nostra iniquità, e siamo qui per implorare dal Signore la buona volontà di distruggere il nostro peccato. Se c'è un tantino della nostra buona e sincera volontà, Lui distruggerà la nostra grande malattia, che è l'iniquità, quella che ci impedisce dalla salvezza vera. Distruggerà tutti i nostri peccati, ma se noi lo vogliamo, ecco allora l'invito del Signore: presentatevi a me in questo Tempio, ma sperate da me non tanto la guarigione del corpo, quanto la guarigione dello spirito, e giubilate quando il Signore distrugge la vostra iniquità, quando mette dietro le spalle il vostro peccato, perché è segno che la salvezza è con voi, la salvezza è vicina. Dice il Signore: ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, perché io ti ho redento. E allora potranno esultare i cieli
potranno gridare di gioia tutte le montagne e tutte le selve con tutti gli alberi canteranno gloria al Signore, perché Egli ha distrutto l'iniquità del suo popolo, ha distrutto tutti i suoi peccati. Questo è il desiderio ardente di Gesù, distruggere i peccati, distruggere l'iniquità e dare fiato alle trombe per gridare la gioia per questa distruzione del male. Contentiamo il cuore di Cristo e ascoltiamo oggi la voce del Signore. Non vogliate indurire i vostri cuori. Il Signore è qui per distruggere il peccato, per distruggere l'iniquità. Lasciamo che il Signore distrugga il mio peccato, il tuo peccato. Che il Signore ti liberi dalla tua iniquità. Che il Signore ti liberi dal male che porti dentro. E allora tu brillerai come luce e il Signore sarà contento di te. E la gioia e la pace brilleranno sui nostri volti, ed anche i cieli e i monti sulla terra brilleranno e canteranno al Signore. Alleluia. E mentre ringraziamo il Signore perché sta toccando le ossa, sta toccando lo stomaco, sta toccando gli organi di diverse persone, sta mettendo le sue dita nella spina dorsale di una persona, lodiamo e benediciamo Lui che opera meraviglie in mezzo a noi. Lo benediciamo perché Egli moltiplica le sue grazie, perché Egli moltiplica i figli degli uomini anche in questo luogo. Lo benediciamo, Signore, di tutto, benediciamo il Signore di tutte le grazie che va concedendo giorno dopo giorno, ma l'invito del Signore è di migliorare la nostra condotta. Non so perché il Signore insiste su questo, questa mattina. Dire ai loro: più fallace di ogni cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Anzi, il testo originale dice che è inguaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Poi c'è una parola per una persona. Come una pernice che cova uova che lei non ha deposte. Sapete, fanno le pernici, le calze, vanno a covare le uova deposte da altre. Questo che si intende di campagna. Come una pernice che cova uova da lei non deposte, e chi accumula ricchezze ma senza giustizia, a metà dei suoi giorni dovrà lasciarle e alla sua fine apparirà uno stolto. Signore, fa che noi non prendiamo e non ci arricchiamo di uova deposte da altre, non usurpiamo quello che altri hanno prodotto, perché a metà dei nostri giorni dovremo lasciare tutto e rendere conto di quello che abbiamo operato. Adesso ci alziamo e chiediamo al Signore, con Gesù in mano, la liberazione dei prigionieri. Tante persone hanno bisogno di liberazione dalle tentazioni, liberazione dai flussi negativi che sono i vizi capitali, soffiati dal maligno o alimentati dal maligno dentro di noi. Qui ci sono spiriti di lussuria,
di superbia, di ira, di invidia, di gelosia, ci sono spiriti di ignavia, di gola, di avarizia, ci sono spiriti che influiscono sulla nostra cattiva salute, superbia abbiamo detto, sulla nostra salute, sulla nostra vita di relazione con Dio e con gli altri, ci sono spiriti magici che separano l'uomo dalla donna, i figli dai genitori, e che noi dobbiamo combattere, Signore, di tutti questi spiriti, soprattutto degli spiriti di depressione che girano in mezzo a noi e di angoscia e di paura, chiediamo al Signore la liberazione. O Gesù, liberatore, ti chiediamo in questo momento di liberarci dai nostri peccati e dagli spiriti cattivi che ci inducono al peccato, spiriti del male, nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù, noi vi cacciamo via, da questo luogo, dai nostri corpi, dei nostri cuori. Noi vogliamo servire Gesù, unico Signore. O Gesù, caccia via da noi gli spiriti del male, caccia via da questo luogo le tentazioni, le seduzioni, le malvagità, perché noi siamo tuoi, noi siamo voi, e ti vogliamo servire. Dio sia benedetto, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetta il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Siate tutti benvenuti per questa riunione con cui ha inizio per noi la comunità che si forma nell'ascolto della parola, nella comunione fraterna e nel servizio vicendevole, oltre che nell'Eucaristia. Questo è il momento in cui la comunità si raduna per riconoscersi comunità e per prendere insieme il pasto della parola. È un momento importante nella formazione, perché la comunità cresce in questo incontro, che incontro con Cristo nella parola
e incontro tra di noi che ci cibiamo dalla stessa parola. Forse è bene che chiudiamo anche là, perché c'è troppo cazzo. Pensiamo di, soprattutto di stare insieme, di pregare insieme e di formarci insieme. Non vogliamo occupare tutto lo spazio per l'insegnamento. L'insegnamento già viene impartito tante e tante volte, sarà un insegnamento breve che mette a punto la situazione, ma che segue sempre una linea comune di svolgimento, in modo che noi possiamo formarci progressivamente, ma tutta la riunione della comunità non si esaurisce nell'insegnamento. Avremo prima l'insegnamento, poi la preghiera fatta in comune e poi l'informazione, e in ultimo dovremmo avere quegli incontri che articolano la nostra comunità. Vediamo come meglio possiamo incontrarci. Nel pastorale abbiamo pensato di fare dei cenacoli familiari, ma abbiamo pensato anche che qui continueranno i seminari, il secondo anno dei seminari, in modo che, diciamo, i neofiti possano ancora apprendere e formarsi, però dobbiamo ancora dare i temi precisi perché possa continuare questa formazione. Però sarà sempre questo un momento in cui possiamo riunirci anche in gruppi, come abbiamo fatto gli altri anni. Iniziamo però senz'altro questa sera con un breve insegnamento introduttivo sul giubileo del 2000 che ci attende, perché vogliamo essere preparati. Che cos'è il giubileo? Avremo modo di intrattenerci tutti sul giubileo, che resta così come il tema fondamentale: giubileo, conversione a Dio, ritorno a Dio. E questo è il senso che ha voluto dare il Papa al giubileo del 2000, un ritorno massiccio di tutta la cristianità a Dio, perché ci sia il ritorno di Cristo sulla terra. Ritorniamo noi a Dio, in modo che il Padre faccia ritornare Cristo qui in mezzo a noi. Il giubileo biblico, qual è il giubileo biblico a cui si ispira il giubileo cristiano? Il giubileo biblico è regolato da Levitico 25, Numeri 36, e una scena abbiamo in Ezechiele 46. Noi possiamo leggere questo testo, che forse è bene che lo legga qualcuno, e poi su questo testo un po' ricamiamo quello che poi sarà il giubileo cristiano, che è un po' diverso dal giubileo biblico. Se c'è qualcuno che venga a leggere, io lo ringrazio, in modo che mi risparmi la voce. Uno che venga a leggere. Il testo del Levitico è Levitico 25, cominciando dal versetto 8.
Conterai anche 7 settimane di anni. Conterai anche 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne, non potate, poiché è il giubileo. Esso vi sarà sacro. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto. L'idea da cui si parte è che la terra è del Signore. È un'idea base, ossia tutto appartiene al Signore. Adesso svilupperemo questo concetto, perché è un concetto sacro che oggi noi abbiamo quasi distrutto. Perché la nostra vita appartiene al Signore, la terra appartiene al Signore, i frutti della terra appartengono al Signore, perché la terra è del Signore, gli animali appartengono al Signore, i frutti cioè gli alberi appartengono al Signore. Tutto appartiene al Signore. Noi siamo gli usufruttuari. Questa è l'idea base. E allora nel giubileo, cos'è il giubileo? Il giubileo era formulato in questa maniera. Ogni 7 anni c'era l'anno sabbatico. Ogni 7 anni sabbatici c'era l'ultimo, il 50° anno, 7 per 7, 49, il 50° anno era il giubileo, per cui era 7 anni, il 7° anno era l'anno giubilare, l'anno sabbatico, non giubilare, l'anno sabbatico, la terra doveva riposare, non si seminava, ma si raccoglieva quello che spontaneamente la terra produceva. Poi si ricominciava a seminare. Il 50° anno, cioè 7 per 7, 49, allora tutto ritornava come prima. L'anno giubilare era un anno più forte dell'anno sabbatico. Non si seminava, non si faceva nulla e si mangiava di quello che aveva prodotto la terra o di quello che si era accumulato durante i 50 anni sulle riserve. Ma quello che più era interessante è che l'eredità, cioè l'eredità, le compravendite venivano annullate, cioè se tu compri una casa, qual è il prezzo di questa casa? Il prezzo di questa casa è computato secondo quanti anni mancano al giubileo, perché all'anno del giubileo la casa che tu compri passerà di nuovo al vecchio padrone. Per cui se tu compri il primo anno
dopo il giubileo la casa ti andrà a costare, mettiamo, 100 milioni. Ma se tu compri la casa 2 anni prima del giubileo, ti costerà qualche milioncino, ti costerà di meno, perché al 50° anno la casa comprata ritornerà al suo padrone. Per cui non si comprava per sempre, e si comprava, tutte le eredità doveva rimanere nella tribù, per cui non c'era mescolanza e c'era l'eredità. L'eredità era di padre in figlio, però sempre nella medesima tribù. Nel seno della medesima tribù si poteva comprare e vendere, però tenuto conto che al 50° anno tutto ritornava come prima. Vedete un po', così anche tutto ciò che era immobile ritornava al padrone di prima. Questa legge era un po' ingarbugliata, creava delle difficoltà enormi, per cui si pensa che sia rimasta una legge o istituzione sulla carta, perché in pratica era difficile osservarla. In realtà fu così, forse si osservò per qualche tempo, ma poi andò in disuso. Però resta sempre alla legge, e resta sempre l'idea madre che il giubileo è l'anno del ritorno alla condizione di prima, l'anno del condono, perché anche nel giubileo si condonavano tutti i debiti. Questa legge del condono è accennato proprio nella restaurazione sionistica dopo il ritorno degli israeliti dalla schiavitù di Babilonia, quando per la fame ognuno si impegnava le cose che aveva per poter comprare, e allora il legislatore poi ordinò che tutto venisse condonato. Il condono generale, comunque, è l'anno del condono, però il condono poggia sulla idea base che tutto è di Dio. Su questo tutto di Dio anche noi dobbiamo fabbricare la nostra mentalità. Oggi noi avanziamo di diritti sulla terra, la terra è nostra, la vita è nostra, i figli sono nostri, gli alberi sono nostri, il bestiame è nostro. Non era così nella mentalità ebraica, tutto è di Dio. Questo tutto è di Dio si vede anche nella legislazione. L'albero che produceva il frutto, il primo anno era di Dio, il secondo anno era di Dio, il terzo anno era di Dio, i frutti dovevano cadere per terra. Soltanto al quarto anno si potevano raccogliere i frutti e mangiarne, per cui per i primi 3 anni non si poteva mangiare il frutto, perché era di Dio. Negli animali era così combinata la legislazione. Il primogenito era di Dio, per cui il primo capretto, il primo agnello di una pecora, di una capra, erano di Dio, apparteneva al Signore e bisognava portarlo al Tempio, o comunque bisognava sacrificarlo nel luogo dove si trovava, perché apparteneva al Signore. Soltanto il secondo genito si poteva usare, però non per non defraudare il popolo di un bene, e allora c'era il riscatto che si poteva così pagare in altra maniera, in modo da non perdere per esempio il primogenito di una vacca che costava. Allora si poteva riscattare in un'altra maniera, però l'idea rimane che il primo vitello è di Dio, e la prima
pecorella, cioè il primo agnello è di Dio, il primo capretto è di Dio, come degli alberi, così anche degli animali. C'era anche un'altra legislazione, per esempio, molto delicata, quella che riguarda gli uccelli, quella che riguarda... Il Signore è molto meticoloso e ci insegna un po' la carità, diciamo, la misericordia, la sensibilità. Per esempio, tu non potrai cuocere il latte, nel latte della madre, il capretto, il figlio della madre. Ecco, quando tu incontrerai un nido, ti comporterai in questa maniera. Non potrai sottrarre il nido, cioè sono i piccoli, alla madre. Perché? Perché gli animali, anche gli uccelli, sono di Dio. Quando tu sei in battaglia contro il tuo nemico, potrai uccidere il nemico, ma non potrai tagliare gli alberi, perché gli alberi sono di Dio. Ora è questa idea, forza, che deve dominare in noi e deve passare dalla Bibbia nella nostra vita. Noi siamo di Dio. Questo essere di Dio viene ripristinato da Cristo, come troviamo noi in Paolo. Noi non ci apparteniamo, noi siamo in Cristo, per Cristo e di Cristo. Se qualcuno è in Cristo, è creatura nuova. Ricordate quel bellissimo testo ai Romani? Vediamo se lo troviamo in Romani, mi sembra 14. Dove ci si dice, sia che noi viviamo, sia che noi moriamo, siamo di Cristo, apparteniamo a Cristo, perché Cristo ci ha ricomprati a caro prezzo, a prezzo del suo sangue. Noi eravamo morti, e allora Cristo ci ha ricomprati a caro prezzo, sborsando il suo sangue, per cui noi apparteniamo a Cristo, siamo di Cristo e siamo per Cristo. Viviamo in un altro e per un altro. Ecco perché non ci apparteniamo, è l'Apostolo che nella lettera ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi 5, e poi nella lettera ai Romani, ribadisce questo concetto. Noi siamo di un altro, siamo di Gesù. Queste idee noi dobbiamo inculcarla, cioè noi siamo di Dio, a livello naturale e a livello soprannaturale. A livello così naturale dobbiamo inculcare in noi e negli altri la mentalità che la nostra vita non è nostra, è di Dio. Tu non ti sei dato la vita, per cui tu non ti puoi togliere la vita. La vita te l'ha dato Dio, e Dio ti ha dato la vita perché? Per conoscerlo, amarlo, lodarlo, servirlo. Ossia, tu hai l'uso della vita, non l'abuso della vita. Tu non puoi abusare della tua vita. Così anche del corpo. Tu hai l'uso del corpo, secondo la legge di Dio, ma non hai l'abuso del corpo. Non puoi fare atti che Dio non vuole che tu facci, perché è un abuso. Dio ti ha dato la vita, Dio ti ha dato il corpo, ti è data le facoltà dell'intelligenza, della volontà, tutte le facoltà spirituali, perché tu le usi secondo la tua legge, non perché tu ne abusi. Se noi viviamo di quest'idea forza, certamente la nostra vita cambierà, perché noi non possiamo avere il diritto. Abbiamo il diritto all'uso, ma non abbiamo il diritto all'abuso. Non possiamo distruggere il nostro corpo, non possiamo distruggere l'anima nostra, cioè non possiamo distruggere quello che Dio ci ha dato, ma dobbiamo usare del corpo nostro
e delle nostre facoltà spirituali secondo la legge del Signore. Tanto più questo vale per il cristiano, il quale è morto a se stesso. Vediamo se troviamo il testo dei Romani che è più bello. Adesso vediamo se lo troviamo. Ci vento io. Ecco, nessuno di noi, 14, nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è risuscitato, ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Cioè l'idea è questa, che noi eravamo morti, Cristo, come detto altrove, ci ha riscattato con il suo sangue, ce lo dice Pietro, non a prezzo di oro e d'argento, ma a prezzo del sangue di Dio siete stati riscattati, per cui siamo diventati proprietà di Cristo, per cui per diritto nativo e per diritto di riscatto, di conquista, per diritto nativo noi siamo di Dio, per diritto, diciamo, di conquista noi siamo di Cristo, perché Egli ci ha conquistato sottraendoci al nemico che aveva il potere su di noi, smorzando il suo sangue e ricomprandoci quasi dalla morte, e ci ha fatti suoi, per cui noi viviamo in Cristo, nel corpo di Cristo, come creature di Cristo, ed è Lui che decide dentro di sé chi muore, chi vive, per cui se noi moriamo, moriamo per Cristo e siamo sempre in Cristo, perché Cristo decide la nostra morte. Se noi viviamo, viviamo per Cristo, perché Cristo decide della nostra vita, Lui è l'arbitro, per cui apparteniamo a Lui sia che viviamo sia che moriamo, perché Lui dispone di noi. Questa idea forza per il cristiano è sorgente di una vita veramente fatta per Dio, perché apparteniamo a Lui. Cioè il baricentro della nostra vita non è più dentro l'uomo, ma è fuori dell'uomo, perché l'uomo come uomo ormai è spacciato, non esiste più, esiste l'uomo nuovo, l'uomo vero, l'uomo cioè di carne, l'uomo falso, già è stato distrutto, esiste l'uomo vero, e l'uomo vero ce n'è uno, Cristo Signore, e in questo uomo vero che noi siamo innestati e siamo come membra di questo uomo vero, come la vite e i tralci, noi siamo tralci e vite ce n'è una. Le opere che noi facciamo sono opere di Cristo, ossia è Cristo che opera in noi e mediante i tralci manifesta la sua vitalità. Queste idee espresse in Efesini 2. Per cui questa appartenenza totale a Cristo fa sì che ci sia come una rivoluzione copernicana. Nel sistema tolemaico era l'uomo al centro, cioè la terra al centro, e il sole e gli astri giravano attorno alla terra. Invece nel sistema copernicano tutto è diverso. E allora ecco, c'è un cambiamento, un passaggio da un sistema, diciamo, tolemaico a un sistema copernicano, cioè è Cristo al centro e noi ruotiamo attorno a Cristo, per cui il centro vitale è sempre Cristo. Noi non viviamo per noi, non facciamo l'interesse nostro, per cui, come ho detto tante volte,
Noi siamo di Cristo, siamo di Cristo. Noi siamo in Cristo, noi siamo per Cristo, per cui non apparteniamo più a noi, non siamo più per noi, non lavoriamo più per noi, ma lavoriamo per un altro, per Cristo, perché siamo in un altro, in Cristo Gesù. Cristo poi è di Dio, per cui in Cristo noi siamo di Dio. Posto questa idea forza, tutta la nostra vita cambia, per cui per questi due, possiamo dire, per questi due livelli, sia per un livello naturale sia per un livello soprannaturale, noi dobbiamo rafforzare l'idea che siamo di Dio, che la nostra vita appartiene a Dio, che il nostro corpo appartiene a Dio, tanto più poi, perché siamo cristiani, tutta la nostra vita è in Cristo, è di Cristo ed è per Cristo, per cui si lavora per Lui e unicamente per Lui. E allora crollano tutte le affermazioni degli uomini di oggi. Siamo così in un mondo tutto diverso, il mondo cristiano, dal mondo pagano. Il mondo di oggi dice: la mia vita è mia, io ne faccio quello che voglio, anzi io non vengo da Dio, io sono nato così, sono nato dal caso, è una congerie di elementi che ha creato la vita nell'universo, io sono nato uomo così, ma Dio non c'entra, io mi evoluzione, ecco l'evoluzione, vado da perfezione in perfezione, io sono parte dell'universo, ma io sono la divinità nell'universo, perché tutto l'universo è Dio, è questa idea che circola oggi. Però ognuno di noi ha i diritti divini, lui stabilisce il bene e il male, l'uomo, quello che più mi giova per la mia evoluzione va bene, quello che non mi giova, e allora io lo scarto, il vero male è quello che non mi conviene, il vero bene è quello che mi conviene, per cui io posso anche opprimere gli altri, farmi largo nella vita, perché io debbo fare il bene che più si confà a me e alla mia evoluzione. Così anche dalla verità, la verità che è relativa, è vero quello che a me sembra vero, è male quello che è falso quello che per me è falso. Però c'è il mutuo rispetto, io rispetto te, se tu repiti che una cosa è vera, ebbene, quella cosa è vera per te, per me no. Si chiama questo il relativismo teorico, che oggi è in voga, relativismo teorico, la verità. C'è un bel libro che ho letto, un libro grosso, e c'è un dialogo tra il maestro e il discepolo. Ragiona il maestro e poi interviene il super maestro. Il maestro dice: esiste il diavolo o non esiste il diavolo? Ecco qua. Un discepolo dice: per me il diavolo esiste. L'altro discepolo dice, più intelligente di lui: per me il diavolo non esiste. E allora viene interrogato il super maestro, il maestro dei due, e il maestro dice: hai ragione tu e hai ragione tu, anche tu. Se tu credi che il diavolo esiste, esiste, esiste per te. Se tu credi che il diavolo non esiste, non esiste, non esiste per te. La verità è relativa. Una volta che la verità è relativa, e quel relativismo teorico, anche il bene e il male sono relativi, è il relativismo pratico. Una cosa è buona per te e male per me, ma se è buona per te quella cosa è buona, se la cosa è male per me o per te è male per me o per te, per cui non c'è più l'oggettività e l'assolutismo. Non c'è più una verità assoluta, non c'è un bene assoluto, ma tutto è relativo.
Ecco, abbiamo la disgregazione della ragione umana. Io sono il padrone, per cui l'idea di Dio, l'idea della verità, l'idea del bene, l'idea del male, tutto viene distrutto. Ed è in questo clima che abbiamo così la vita pratica e tutti gli abusi nella vita pratica. Per esempio le femministe che fanno il corteo e sventano la bandiera e dicono: il corpo è mio e io lo gestisco come voglio. Ecco qua, posso fare del mio corpo quello che voglio. Questa è già un'idea in cui noi siamo creduti che tutto è mio. Il corpo non è tuo, non puoi fare quello che vuoi, la vita non è tua, è eutanasia. Se tu dichiari che quando io sto male mi potete uccidere e decido così, do il mio consenso alla mia uccisione, quella è legittima, quella è una cosa buona. No, tu non sei il padrone della tua vita. Come vedete, gli abusi pratici procedono da questa idea falsa. Allora noi dobbiamo ristabilire le cose come stanno, questo è il giubileo, far ritornare all'idea di prima. E la prima idea è questa, che tutto dipende da Dio, tutto è di Dio. Così diceva Paolo. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, no. Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, per cui noi non ci apparteniamo. Ristabilendo questo principio la nostra vita cambia. E allora del giubileo e di questo giubileo biblico noi prendiamo questa idea base, che tutto appartiene a Dio e che Dio dispone della terra, degli alberi, dell'eredità come a Lui conviene, perché Lui è il padrone. Noi siamo gli usufruttuari. Dobbiamo prendere cioè quest'idea che Dio ci ha dato in uso la vita, perché noi la vivessimo per Lui. Lui è il vivente, noi siamo sua creatura. Tanto più questo vale per il cristiano, perché il nostro corpo è di Cristo, come ribadisce spesso San Paolo, il nostro corpo è di Cristo, noi siamo membri di Lui, per cui è Lui che ci governa, Lui è la testa, noi siamo le membra, viviamo per Lui, viviamo in Lui, e se viviamo, se moriamo, è di diritto suo, che Lui lo stabilisce, non è di diritto nostro. Io qui mi fermo, poi vedremo qual è il giubileo cristiano. Però questa idea che noi troviamo nella Bibbia, nel giubileo biblico, ho voluto presentarla perché se noi viviamo di questo principio che tutto è di Dio e che tutto deve ritornare a Dio, abbiamo una leva nella nostra vita personale, nella nostra vita sociale, una leva di un miglioramento sostanziale del nostro rapporto con Dio, perché riconosciamo che noi siamo del Signore e dobbiamo ritornare al Signore. Tutto deve ritornare a Dio, tutto deve ritornare al principio da cui noi veniamo. Amen. E allora questa idea forza è molto importante nella nostra vita. Spossessiamoci di noi. Noi siamo di Dio, anzi siamo di Cristo, perché Cristo è di Dio. Dopo detto questo, noi vogliamo fare una breve preghiera, e poi possiamo anche discutere dopo la preghiera, o in circolo oppure così insieme. Ma la preghiera non deve essere omessa. Vediamo chi dei fratelli vuole animare la preghiera. Io adesso lascio il banco, se ci sono due o tre che vogliono animare la preghiera, vediamo come imbastire su quest'idea forza anche la nostra preghiera
la nostra offerta, l'offerta della nostra vita a Dio. Anche il rinnovamento è di Dio, non è nostro. Anche il posto che occupiamo nel rinnovamento è di Dio, non è nostro. Tutto è di Dio, per cui dobbiamo spossessarci di noi, spossessarci di tutte le cose nostre, tutto appartiene al Signore. Di ascoltare insieme alcune cassette. Guardate, noi andiamo così a tanti convegni formativi e ci sono degli insegnamenti ben fatti, insegnamenti che servono a tutta la comunità. Ora, tanta ricchezza non vorremmo che fosse soltanto di coloro che hanno partecipato e che poi può darsi che abbiano anche dimenticato, ma che sia una ricchezza anche per tutti, per cui non sarebbe fuori luogo riascoltare alcune cassette periodicamente, in modo che noi possiamo anche giovarci degli insegnamenti che persone ben preparate hanno fatto per quelle persone che sono andate a convegni e ritiri. Come vi dicevo, c'è una ricchezza enorme nel rinnovamento che resta sepolta perché non la sfruttiamo e che potrebbe giovare a tutti noi.